Cecchini, che è quello di Campo San Piero. A te la parola, Francesco, e ci parlerai degli integratori, un tema caldissimo. Quali indicazioni per un uso corretto? Ringrazio tutti per questo bellissimo invito, questa bellissima occasione di parlare qua con voi, intanto associato, non ordinario, come professore, perché sennò dopo si creano problemi, non indifferenti a livello accademico. Detto questo, io cercherò di essere molto breve, ringraziando essenzialmente chi mi ha preceduto, perché prima di parlare della mia relazione volevo dire una semplice parola di ringraziamento al dottor Sodi, che ha colto perfettamente la filosofia con la quale la professoressa Facchin ha parlato dell'importanza di certe tipologie di organizzazione, che non deve essere e restare una cosa sulla carta, ma deve diventare qualcosa di fattivo e di reale. E questo i pazienti devono per primi rendersi conto che va sostenuto, perché se anche quello che è stato detto finora potrebbe sembrare così distante dalle soluzioni da offrire a ciascun individuo, in realtà è vicinissimo, perché se noi non abbiamo queste armi, noi probabilmente non saremo mai in grado di organizzare la battaglia nei confronti della retinite pigmentosa nel modo dovuto. Adesso mi taccio e vado velocemente a parlare delle mie diapositive. L'argomento, come diceva giustamente Cristiana, è abbastanza complesso. Diciamo che io ho voluto fare una sintesi molto rapida e spero di riuscire a essere anche altrettanto chiaro. Mi riallaccio subito all'organizzazione del nostro centro di riferimento a Campo San Piero e ringrazio le due persone che sono qua presenti e che in qualche modo, anche se non parlano, mi hanno sempre accompagnato nella nostra attività lavorativa dal 1999 a oggi. E posso immaginare che il professor Stendhal, adesso non lo vedo più, ma è stata la persona che ha reso possibile tutto questo. Forse il professor Stendhal sarebbe, in questo organigramma del 2017, rappresenta forse quel quadrato azzurro dentro al quale ci sta tutto il centro, perché senza il professor Stendhal quel quadrato azzurro non sarebbe esistito e tutte le caselline che adesso ci sono non sarebbero esistite. È chiaro che poi bisogna ringraziare il direttore di unità operativa, che è il dottor Chizzonini, che attualmente è il responsabile del centro e che ci ha consentito una grossa crescita dal 2008 ad oggi, anche grazie alla sua capacità chirurgica, che ci ha consentito di impiantare Argus 2 insieme in Italia come unico centro insieme al Careggi di Firenze, e che ci ha consentito anche di poter chiedere nuova forza lavoro. E con un po' di orgoglio, ma insomma era ora, vi annuncio che i tempi di attesa sono finalmente stati significativamente ridotti. Erano arrivati addirittura 4 anni, cose ingestibili. Un nuovo ortottista è a nostra disposizione, quindi in questo momento il tempo d'attesa per una visita programmata si aggira attorno ai 15-18 mesi, un massimale di 18 mesi, ma anche a volte prima, e le prime visite vengono fatte nel giro di 2 mesi. Quindi questo volevo dirlo innanzitutto per i pazienti, che qualcosina siamo riusciti a fare, qualcosina siamo riusciti a ottenere rispetto ai decisori politici, come direbbe il dottor Sodi, all'autorità costituita sopra di noi. Il gruppo di lavoro, non so se si legge molto bene o molto male, ma insomma nel mio computer si leggeva meglio, ma non è così importante che voi leggiate. Il gruppo di lavoro con la professoressa Facchin, perché ricollegandosi a questo organigramma vedete come da sempre noi collaboriamo con il coordinamento malattie rare della Regione Veneto, e un lavoro iniziato nel 2010 che sta proseguendo in tutti questi anni in maniera molto positiva. Nel 2015 siamo riusciti poi a riorganizzarci dopo il fatto che Arovit, quindi comincio a parlare degli integratori, che Arovit è stato decommercializzato, quindi la vitamina A
Palmitato non era più disponibile in commercio, ci siamo organizzati e in questo momento siamo in grado di offrire ai nostri pazienti un preparato galenico di vitamina A in capsule, vitamina A acetato, che in qualche modo va a sostituire la vitamina A palmitato decommercializzata, ed è un piccolo orgoglio dire che non tutte le farmacie regionali si sono riuscite ad attivare in questa maniera. So per certo che anche in Toscana ci sono farmacie che danno questo preparato galenico, ma è un piccolo esempio che forse dovrebbe essere seguito anche considerando la nostra entrata nelle ERN, nelle reti di riferimento europee per le malattie rare, proprio perché Arovit è stato decommercializzato in tutto il mondo, cioè non solo in Italia, ecco, per intenderci. Cercando di focalizzare l'intervento su la tematica che devo svolgere, cioè sugli integratori, la prima cosa che deve essere detta è che questi integratori sono senz'altro possibilità, chiamiamole terapeutiche, anche se è una vera e propria evidenza scientifica che abbiano un comprovato beneficio sull'andamento della retinite pigmentosa, probabilmente molto difficile da in questo momento definire, considerando che quando noi gestiamo un piano terapeutico, da un punto di vista deontologico, in pazienti dove spesso non ci sono altre possibilità terapeutiche, possiamo anche essere considerarci appropriati quando prescriviamo un farmaco, un integratore, una forma dietetica estravea che non ha delle evidenze scientifiche di altissimo livello. E quindi è chiaro che rispetto a una medicina e a una questione di gestione di pazienti affetti da malattie non rare, il nostro approccio deve assolutamente cambiare. Tramite il sistema gestito appunto dalla professoressa Facchina, noi siamo in grado quindi di certificare i pazienti, di monitorarli, di dare gratuitamente alcuni e più appropriati integratori, farmaci e ausili, che ovviamente sono considerati in parte estradea, e di gestire anche la questione riabilitativa, anche se questo noi lo facciamo in maniera ancora non così correlata a questo sistema informatico. Noi possiamo certificare un paziente e guardando i dati appunto prima di venire, 4 giorni prima, facendo un rapido conto, noi abbiamo fatto finora 797 certificazioni per malattie eredodistrofie retiniche, cioè RFG 110 più RFG 120, cioè includendo anche le eredodistrofie della coroide. Dal dicembre 2002 al maggio 2017, quindi abbiamo 797 certificati per poco più di 480 piani terapeutici attivati, quindi quello che diceva la professoressa che riguardava ovviamente l'ambito regionale è più o meno vero anche nel nostro centro. Il piano terapeutico, così io ho voluto fotografare questo menù a tendina, in particolare noi utilizziamo gli integratori a base di luteina, la vitamina A galenica, ma non in tutti i pazienti, perché è chiaro che ci possono essere delle problematiche di farmacogenetica da tenere presente per tutti quei pazienti nei quali non siamo sicuri che la vitamina A ad alti dosaggi non possa fare male, non possa nuocere a queste retine. E quando integriamo con vitamina A aggiungiamo anche l'acido decosesanoico. E quella è una vecchia, più o meno giusta credo, anche se l'evidenza scientifica ce l'ha portata solo il professor Berson e poi nessun altro, che è l'acido decosasenoico in correlazione con la vitamina A palmitato, ad alti dosaggi potesse in qualche modo rendere meno aggressivo il decorso della malattia. E questa è una schermata di un preparato galenico di vitamina A acetato che facciamo appunto da quando Arovit è stato decommercializzato. Poi è chiaro che quando noi andiamo a cercare di inserire
nei piani terapeutici, gli integratori più appropriati, ci troviamo di fronte a un mare magnum veramente complesso di integratori. Di fronte a questo mare magnum, a volte ci sembra di essere un po' preistorici nella scelta, anche perché in letteratura scientifica c'è davvero di tutto, non vorremmo che ci scappasse nulla, perché se ci scappa qualcosa non stiamo facendo il bene del paziente, però è anche molto difficile che le fonti da cui attingiamo i nostri dati siano davvero sempre così attendibili, così in qualche modo autorevoli, soprattutto in internet, mi piacerebbe aggiungere. Per avere un'idea, ho fatto, anzi chi mi ha aiutato a preparare queste diapositive ha fatto un rapido conto, quindi di integratori attualmente in commercio ce ne sono 208, di lacrime artificiali 160, quindi molto più integratori che lacrime artificiali. E quindi da tutto questo possiamo immaginare quanto sia complessa scegliere la pillola giusta. In realtà noi nel 2011 avevamo cominciato a parlare in questo piccolo volume di cui io sono stato editore invitato dalla rivista Current Genomics, abbiamo fatto queste 4-5 review, non ricordo il numero, in collaborazione con istituti nazionali e internazionali, e in una di queste review avevamo cercato di definire il ruolo della vitamina A, per meglio dire, ridefinire il ruolo della vitamina A dopo gli studi di Berson che si sono conclusi nel 2007, della vitamina A più acido decosaesanoico e della luteina, che nel 2011 se ne parlava piuttosto poco. Poi dopo sono aumentate le evidenze che possa avere una certa utilità e io poi per aggiornare queste diapositive mi sono essenzialmente basato sui dati che sono stati offerti da una bellissima revisione critica fatta nel 2015 dalla scuola del professor Lambiase a Roma e non da ultimo anche la più recente revisione critica fatta dalla scuola spagnola che nel 2017 ci ha focalizzato molto bene le questioni degli integratori. In pratica, andando a scartabellare in queste due revisioni critiche, ci siamo accorti come qualcosa è stato scritto di davvero importante su vitamina A, sul beta-carotene, sulla luteina, sull'acido decosaesanoico e sulla vitamina E, su nient'altro. Vado velocissimo perché tra l'altro siamo abbastanza in ritardo, non vi voglio annoiare sulla vitamina A, è stata scoperta nel 1931, indica il retinolo e i suoi analoghi si chiamano retinoidi, ce ne sono più di 1500 tipi. La vitamina A in particolare è fondamentale per la sintesi della rodopsina che protegge fisiologicamente i fotorecettori dagli effetti antiossidanti e ovviamente fa funzionare i fotorecettori. I pazienti